come realizzare una miniatura efficace per YouTube in modo incredibilmente semplice, rapido e soprattutto anche gratuito, lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Marabi e in questo canale parliamo di come aumentare le tue vendite grazie ai video online. Se trovi informazioni utili in questo video, assicurati di mettere un bel like, credimi, fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso il link alla guida per aprire e far performare un canale YouTube aziendale nel 2021. E se vuoi vedere altri contenuti di questo tipo, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ma buttiamoci nel video di oggi. Hai realizzato un video incredibile, hai ingaggiato la troupe, hai fatto un bellissimo storytelling, una location pazzesca, effetti da paura, tutto montato, lo pubblichi online su YouTube, passano le ore, passano i giorni e nessuno se lo... Perché? Perché nella maggior parte dei casi non hai portato l'attenzione corretta sulla miniatura, ovvero sull'anteprima grafica di quello che è il tuo video. Fai una cosa molto semplice, ovvero apri il tuo video, controlla le analytics, se il CTR, ovvero il click sul numero di impressioni, ovvero sul numero di volte in cui è stato mostrato il tuo video, se è sotto l'8%, allora sicuramente hai da lavorare sulla tua miniatura. Molto probabilmente lo stile di miniatura che stai utilizzando o la modalità grafica con cui stai realizzando le tue miniature non sono sufficientemente attrattivi per il tuo pubblico. Va da sé quindi che la miniatura è una delle cose più importanti in assoluto all'interno della nostra strategia su YouTube e abbinata al titolo fa praticamente il 90% dei risultati del nostro video. Sì, perché nel momento in cui prendiamo il nostro telefono e iniziamo a fare swipe oppure stiamo scrollando su desktop per cercare il video che ci interessa, la cosa fondamentale è che la miniatura e il titolo siano attrattivi per farci scegliere se guardare quello specifico video oppure guardarne un altro. Ma vediamo come poter realizzare delle miniature efficaci utilizzando uno strumento gratuito e soprattutto senza essere dei manici della grafica. Sì, perché per realizzare miniature possiamo utilizzare programmi grafici come Photoshop, Illustrator, InDesign, oppure ancora, se non abbiamo programmi di questo tipo, potremmo anche utilizzare strumenti come Keynote o PowerPoint, oppure ancora i gratuiti Photopea o Gimp online. Il problema qual è? È che se non abbiamo delle competenze grafiche o comunque non abbiamo tutta questa dimestichezza sul creare degli elaborati grafici, il nostro risultato, nella maggior parte dei casi, non sarà sufficiente a quello che è il nostro obiettivo. Per cui qual è la soluzione? Buttiamoci qui sul computer e andiamo direttamente su canva.com. Nel momento in cui atterriamo ci troviamo di fronte a questa schermata. Io ho già fatto il login e in questo momento sono loggato con un account gratuito, per cui ho delle limitazioni su determinate funzionalità di questa piattaforma, ma credetemi che già nella versione gratuita è più che sufficiente per realizzare delle miniature di impatto. Ma se facciamo attenzione ad alcuni elementi specifici che fra poco scopriamo insieme. Nel momento in cui atterriamo non facciamo altro che in questa barra qui sopra andare su social media e una volta che siamo su social media ci muoviamo e andiamo su miniature YouTube. Come vediamo qui sotto la dimensione che ci propone è 1280x720. Ora, nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei tutorial che puoi trovare online, troverai che i creator preferiscono la dimensione Full HD, ovvero 1920x1080. Sì, potenzialmente è corretto, anche perché nel momento in cui qualcuno visualizzerà i nostri video dalla televisione, le miniature avranno una migliore risoluzione. Ma considerando che la maggior parte del nostro pubblico naviga da mobile e alcuni anche da computer, possiamo dire che tranquillamente la dimensione 1280x720 è più che sufficiente
sufficiente, anche perché abbiamo l'opportunità di avere accesso immediato a quelli che sono i template. Andiamo a cliccare miniatura YouTube, ecco che ci viene creata la nostra tavola bianca su cui poter creare la nostra miniatura. Qui niente di nuovo rispetto ai programmi di grafica che ho citato prima. La cosa interessante di Canva è proprio quello che succede qui a sinistra. Ovvero qui a sinistra abbiamo tutta una serie di template e possiamo addentrarci anche all'interno delle categorie, per esempio l'anteprime tutorial, eccetera, eccetera, tutta una serie di template su cui poter trovare ispirazione e soprattutto trovare quella che è la combinazione corretta fra testo e immagine. Ricordiamoci la regola numero uno per quanto riguarda gli elaborati grafici. Un'immagine trasmette più di 1000 parole. Per cui è molto più importante l'effetto visivo e quindi la comunicazione visiva che riusciamo a creare con la miniatura piuttosto che scrivere tanto testo. Anche perché noi ci dobbiamo soffermare innanzitutto su questi template, soprattutto alla dimensione in cui sono stati realizzati, perché nel momento in cui lo clicco e lo guardo qui a grande schermo, ma potenzialmente questa potrebbe essere una grafica interessante, ok? Perché è ben bilanciata, ci sono dei contrasti interessanti, eccetera, eccetera. Il punto è che nel momento in cui la vediamo piccola, ovvero da mobile, tutto quel testo non si legge assolutamente e soprattutto non è sufficientemente cicciotto, sufficientemente bold il font per cui il testo che stiamo utilizzando e non c'è sufficiente contrasto nel momento in cui la visualizziamo in piccolo tra quello che è lo sfondo e quello che è il titolo. Ecco quindi una delle cose fondamentali che dobbiamo registrare. Nel momento in cui realizziamo una miniatura, dobbiamo fare attenzione al gioco di contrasti. Gli elementi principali che vogliamo trasmettere sulla nostra grafica devono essere assolutamente visibili anche in piccolo e non mi stancherò mai di dirlo. Per esempio, qui abbiamo una miniatura, i 5 notebook più economici, di cui questo testo si legge molto bene. Questo qui sotto, nella miniatura qui, sembra solo ed esclusivamente una sottolineatura. Non riusciamo a leggere che cosa c'è qui. Stessa cosa anche per il quadrato qui sopra. Riusciamo a leggere nel momento in cui ingrandiamo e nel momento in cui vediamo qui la miniatura non riusciamo a leggere specificatamente sul rosso. Per cui che cosa significa? Che i testi sul rosso qui e qui sono praticamente inutili. Che cosa sarebbe stato più utile in questa miniatura? Lavorare per esempio nel far vedere tutti i 5 notebook, non per intero, magari anche solo i profili di come stiamo vedendo questo MacBook qui nella foto, ma sicuramente far vedere più notebook avrebbe dato maggior risalto alla nostra miniatura. Per cui ci andiamo a scegliere, in realtà l'ho già scelta prima, una miniatura che abbia ad esempio questa mi riporta immediatamente il mousepad che mi riporta al gaming e si vede bene anche nella miniatura piccola. Gameplay introduzione si vede altrettanto bene. Allora, da piccola questa miniatura si legge piuttosto bene, come preparare un ottimo caffè, e poi abbiamo questa tazza che rappresenta il caffè, per cui anche da piccola sostanzialmente questa miniatura può essere molto molto interessante per noi. Noi a questo punto la dobbiamo personalizzare a partire dal nostro template. Che cosa andiamo a fare? Innanzitutto andiamo a modificarci il testo, che per noi sarà miniature. Perfetto. Questo sarà il nostro testo sulla nostra miniatura. A questo punto andiamoci a scegliere un font un po' più cicciotto e in questo caso utilizziamo l'Oswald e lo mettiamo in grassetto e ce lo mettiamo qui in questa maniera. Di conseguenza andiamo a sostituire la nostra foto. Cosa ho fatto per sostituire la nostra foto? Né più né meno, ho aperto la registrazione di un mio video su VLC e una delle buone norme da utilizzare per evitare di dover scattare ulteriori foto è alla fine del video fare determinate pose per come se fossero delle foto, in maniera tale che possiamo estrarre direttamente lo screenshot specifico da poter utilizzare nella miniatura. Io questo lavoro l'ho già fatto, ho già caricato la mia foto qui all'interno, per cui la andiamo a posizionare. Eccola qui, ce l'andiamo a ingrandire.
per fare in modo che il mio bel faccione con miniature perfette risulti nella modalità corretta, ecco qui. Ed ecco che notiamo che il titolo si vede abbastanza bene, il mio faccione anche. Notare che noi tranquillamente qui, staccando l'immagine dallo sfondo, possiamo anche andare a modificare l'immagine e abbiamo delle regolazioni e dei filtri all'interno di Canva che ci permettono di ottimizzare l'immagine per quello che ci serve, ma in questo caso torniamo indietro. Noi che cosa possiamo fare? Visto che ci sono gli effetti LED là dietro che disturbano un po', andiamo a prenderci un elemento, in questo caso ci prendiamo un quadrato, ce lo ruotiamo più o meno verso quella che è l'inclinazione della mia immagine, ce la spostiamo, ecco qui una cosa di questo tipo, e a questo punto la andiamo a mettere sul nero. Ecco che abbiamo creato sicuramente maggiore contrasto rispetto a quello che era prima. Questa ce la possiamo ingrandire ancora, ecco qua. E di conseguenza, visto che abbiamo detto che un'immagine vale più di mille parole, visto che stiamo parlando di miniature, una cosa sicuramente interessante è andare a mettere nella nostra miniatura assolutamente delle miniature, appunto. Iniziamo per esempio a metterci... Ci mettiamo per esempio questa qua, ce la ridimensioniamo, andiamo a 4,77, ok? E ce la mettiamo per esempio qui, facciamo una cosa di questo tipo, eccola qua, ok? E le andiamo a dare anche, modifica, gli andiamo a dare anche un'ombra per staccarla un po' dalla mia mano, eccola qua. Poi andiamoci a prendere una centrale e per esempio potrebbe essere questa qui, anche questa la portiamo a 4,76 come abbiamo fatto prima, eccola qua. Voilà, anche a questa gli andiamo a dare un'ombra, eccola qui, e in ultimo gli andiamo a mettere l'ultima immagine, eccola qui, anche questa 4,76, ce la ruotiamo, ce la mettiamo qui. Qui abbiamo il mio faccione che mi disturba un po', lo possiamo spostare nuovamente e ce lo andiamo a mettere su... No, pardon. Eccolo qui, e ce l'andiamo a mettere sposta in secondo piano. Eccolo qua. Questa ce la spostiamo un po' più in qua. C'è il mio faccione, ci sono le miniature e poi c'è un'ulteriore cosa che normalmente nelle miniature del mio canale io utilizzo una cornice. Andiamo di nuovo su elementi, ci andiamo a prendere la cornice, ce la spostiamo e gli andiamo a mettere il bianco. Ed ecco qui realizzata quella che è la nostra miniatura. Il suggerimento di base nel momento in cui utilizziamo Canva, nel momento in cui vogliamo verificare se la nostra miniatura sta funzionando correttamente, qui sotto abbiamo la percentuale di zoom, ci andiamo a spostare la percentuale di zoom al 10%, che è molto più piccola di come effettivamente la visualizzeremo, per comprendere se effettivamente la nostra miniatura è visibile, il testo si legge, i colori contrastano e effettivamente può dare un buon impatto. Ora, la miniatura l'abbiamo realizzata. Potenzialmente è una miniatura che ha le caratteristiche corrette per poter funzionare, perché il testo è ben visibile, abbiamo dei richiami grafici che permettono di comprendere esattamente di che cosa parlerà quel video, c'è anche il mio faccione che dà un senso di riconoscibilità, soprattutto nel momento in cui facciamo una ricerca e stiamo cercando un canale specifico di cui magari non ci ricordiamo il nome, ecco che la grafica generale, la tipologia di colori utilizzata, eccetera, eccetera, ecco che ci dà la possibilità di essere trovati più facilmente. Il punto qual è? Che solo nel momento in cui la pubblicheremo e solo nel momento in cui vedremo i risultati di CTR, come dicevamo prima, click to rate, e quindi la percentuale di click rispetto a quante volte il nostro video viene impressionato, viene fatto vedere a tutto il pubblico di YouTube, solo in quel caso, solo superiore all'8%, vorrà dire che avremo centrato la miniatura corretta. Un'ultima chicca per quanto riguarda Canva, abbiamo a disposizione per esempio una serie di effetti, per cui nel momento in cui noi andiamo a cliccare il nostro testo, possiamo andare su effetti e magari possiamo andare ad applicargli un glitch. Gli andiamo a modificare
il colore e sostanzialmente in questo caso abbiamo un effetto ancora più interessante per quanto riguarda il nostro testo. Con questo abbiamo visto come utilizzare in modalità semplice Canva. Sulle miniature c'è ancora un sacco da dire. Innanzitutto mi piacerebbe ricevere qui sotto nei commenti il link di vostri video per poter vedere le vostre miniature e potervi magari dare qualche dritta, qualche suggerimento su come poterle migliorare. Ma poi ancora mi piacerebbe anche fare, se vi piace, un video confronto in cui far vedere un prima e un dopo di determinate miniature per cercare di comprendere come poterne migliorare l'efficacia. Per cui mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e che cosa vi piacerebbe ricevere. Questo è quasi tutto. Perché se volete continuare a vedere video di questo tipo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per comprendere come migliorare su YouTube e come poter utilizzare YouTube per creare maggiore pubblico e creare nuovi clienti e clienti anche più fedeli ed affezionati. A tal proposito, in descrizione trovate il link per scaricare la guida su come creare e far performare un canale YouTube aziendale nel 2021. E noi ci rivediamo settimana prossima. Forse ancora con un approfondimento sulle miniature. Vedremo giovedì. Salute!